I 300 pescatori di San Benedetto e Martinsicuro tornano sconfitti e delusi dal summit di Roma. Il ministro Luca Zaia non ha saputo rispondere alle richieste della categoria alle prese con il caro gasolio. Si è parlato del fermo biologico di 45 giorni, ipotesi che il ministro si sente di rigettare perché andrebbe ad erodere in un sol colpo i 42 milioni di euro stanziati per 6 anni in favore delle marinerie italiane. Si è discusso degli incentivi alla rottamazione pari a 158 milioni di euro, ma nemmeno una parola è stata spesa sulle prospettive future di sviluppo e di ripresa del comparto. Intorno all'una il summit ha preso il via e 18 delegati provenienti dalle diverse realtà portuali hanno incontrato Zaia. Per San Benedetto ha partecipato Umberto Cosignani. Gli altri hanno atteso fuori dal Palazzo dell'Eur con in mano striscioni del tipo «Siamo tutti sulla stessa barca, ma lo Stato ci rema contro» e «Gasolio alle stelle, crisi alle marinerie». Ma come è andato il summit capitolino? L'abbiamo chiesto telefonicamente a Massimiliano Marini, armatore che ha preso parte alla giornata di protesta romana. Come mai? Non abbiamo mai risposte concrete, veniamo sempre presi in giro, ci sbattono da destra e sinistra per l'Italia, da Roma, adesso ci vogliono portare a Verona, le federazioni che ci rappresentano. Dicono di rappresentarci, ma secondo me fanno di no, secondo i 44.000 pescatori, tra armatori quelli che siamo. Hanno solo i loro interessi. E che cosa rischiate se il prezzo del gasolio continuerà a lievitare? Chi ha un mutuo da pagare, come tutti, penso, chi sulla barca, chi ha comprato un appartamento in quel dipendente, rischiamo tanto, perché gli armatori non hanno questi fondi per garantire il minimo garantito lo stipendio al marinaio. Non è come la fabbrica, in cassa di integrazione, il governo ci prende questi fondi. Cosa che facciamo? Demoliamo? Questi, non c'è una via d'uscita. Marini chiude con un inquietante interrogativo. Poi mi faccio una domanda, la faccio a tutti, la pongo a tutti questa domanda. Ma noi ci abbiamo l'euro. Se quando si parla che il barile è arrivato a 130 euro, l'Italia la compra con l'euro, se facciamo bene i conti sarà 80 euro al barile. Come fa a arrivare così questa nave? Come fa a salire di prezzo? E mentre i pullman con a bordo san benedettesi e martinsicuresi sono ormai prossimi al rientro, arriva la conferma che per domattina alle 10 è prevista una riunione all'interno dei locali dell'asta, un incontro per decidere il futuro della protesta che, in ogni caso, resterà in piedi.